l'europarlamentare onorevole Giuseppe Gargani, uomo della storia politica di questa provincia, un rappresentante a tutto tondo di una classe dirigente nata negli anni 45 ad andare avanti, oggi candidato per il centrodestra alle elezioni europee. Naturalmente il centrodestra per Gargani è solo una zattera, perché egli sostanzialmente è uomo di centro. La sua idea fondante, che oramai è diventata idea comune in Italia, è che bisogna costituire un centro forte di moderati popolari europei. E in Italia Gargani, insieme a qualche altro amico, è stato il fondatore del movimento Europa Italia. Da questo punto di vista lui lancia la sfida, come dire, per la costituzione di un'Europa che sia più centrista, diciamo, più degasperiana, se volete, mutuando anche la tradizione di grande rilievo che ha avuto nella Democrazia Cristiana, dove Gargani è stato uno degli esponenti massimi di quel partito. Io comincerei con una domanda. Chi è stato in Europa, che ne pensa? Penso che c'è un problema politico e un problema di gestione, un problema organizzativo, un problema istituzionale, un problema di rapporti. Sul piano politico io dico subito che, rispetto alle cose che il direttore dice, io faccio parte di questa lista, il simbolo evidentemente appartiene al candidato, però io sono legato alla curva, non alla curva sud dei giocatori, ma alla curva sinistra dove sta scritto Popolari per l'Europa. PPE non è Partito Popolare Europeo, ma significa Popolari per l'Europa. E quindi, se i simboli devono trasmettere un messaggio, io credo che quell'acronimo trasmette più di tutti, almeno rispetto a chi ha una storia come me e chi ha una militanza politica così accentuata e così datata in qualche modo. E certo, mutuo anche questo dal direttore per dire che noi vorremmo un'Europa più degasperiana. Nel senso che De Gasperi voleva un'Europa politica, e approfitto per dire una cosa che io ho già detto in altre interviste fatte al Corriere, è che una cosa che non viene conosciuta dal pubblico, perché c'è una lettera inedita di De Gasperi che nel gennaio del 53 auspicava, e quindi guardava lontanissimo, che senza un'Europa politica, senza un'unità politica dell'Europa, noi non avremmo potuto avere una moneta unica e avremmo avuto e ci sarebbe stato in Europa una discrasia accentuata, cosa che viviamo. Noi viviamo questa distanza tra unità politica dell'Europa e una moneta che non ha una politica monetaria, perché facile criticare l'euro come si critica da parte di per tutti, però l'unica critica, non per dire no all'euro, è invocare una politica monetaria per l'euro, una politica della moneta. Per avere una politica della moneta non basta l'economia o la finanza o i mercati, c'è bisogno di una linea politica, quella che De Gasperi auspicava. Quindi io approfitto per dire che ci dovrebbe essere un'Europa più degasperiana in questo senso, ma se volete un'Europa che riguarda Spinelli e un'Europa che riguarda Adenauer, perché volevano questi padri costituenti la stessa cosa. Che pensiamo oggi dell'Europa? Che pensa uno che ci sta, che c'è stato? Che c'è un deficit di democrazia, soprattutto legato ad una circostanza che, non essendoci l'unità politica, perché tutto ha una conseguenza e una logica, quello che è prevalso in questi anni è
l'intergovernativo, quello che noi chiamiamo intergovernativo, cioè un insieme di governi che devono trovare però una sintesi accontentando le varie esigenze dei vari paesi, non trovando una sintesi più alta. E allora, siccome si stava costruendo un'Europa politica, se posso dilungarmi appena appena, tanto voi, l'Europa politica si stava costruendo perché i 15 paesi, che sono stati per tanti anni, hanno avuto un progetto, hanno avuto un processo. Quando Prodi ha pensato un po' di esagerare, dico io, gli attribuisco questo errore, in buona fede certamente, di aggiungere 12 paesi tutti insieme, noi abbiamo avuto una difficoltà a trovare una sintesi politica. E nel mentre capitava questo abbiamo incrociato una crisi economica mondiale che non dipende solo dall'Europa. Questo è l'analisi seria, credo, per avvertire l'opinione pubblica come sta l'Europa e effettivamente la domanda seria, non propagandistica, poi dirò qualcosa sulla propaganda evidentemente, deve tener conto di qual è la radiografia che noi facciamo in Europa. Si era costruito l'unità politica, i 12 paesi hanno allontanato questo processo, abbiamo trovato una crisi economica e i governi hanno avuto una contesa tra di loro, non una concorrenza esterna, perché noi come Europa dobbiamo concorrere, dovremmo concorrere con l'America, con la Cina, con l'India, con i grandi continenti. Invece abbiamo fatto una contesa all'interno e la Germania, che è il paese più forte, l'ha avuta vinta. E quindi la mancanza di grande consapevolezza della Germania di dover far parte, di dover far parte dell'Europa, ha creato questa distinzione tra l'Europa del Nord e l'Europa del Sud e quindi il contrasto e quindi la prevalenza. Allora, quando noi ce la pigliamo con la Merkel o con la Germania, credo che significa un'analisi critica ma serena, è questa: si è trovato ad essere il paese più forte e non essendoci un'amalgama, un'unità politica, questo contrasto tra i paesi ha portato i paesi più deboli, i paesi più forti, e i paesi più forti che hanno cercato di sanzionare, di criticare, anzi mettere all'angolo, come hanno fatto per la Grecia, i paesi più deboli. Questa mi sembra una premessa per dire qual è la situazione, credo di aver risposto. C'è tanta Europa, però c'è pochissima Europa, quando pensiamo ai fondi europei. Il Mezzogiorno, il Sud e soprattutto la Campania, siamo a cifre dell'8-10% di capacità di rapporto con l'Europa e di fondi che arrivano dall'Europa. Io credo, insomma, alla luce di quello che noi osserviamo dal nostro osservatorio, che il fatto è drammatico per l'incapacità, se vogliamo, l'inabilità, l'inadeguatezza Sud a rapportarsi con l'Europa per gli investimenti europei. Ma perché? E allora, mentre abbiamo fatto un'analisi o critica della situazione nella premessa sull'Europa, adesso facciamo un'analisi critica della situazione italiana rispetto a quello che l'Europa fa. Sono solito dire che una politica intelligente, la politica più intelligente che l'Europa fa nei confronti del Mediterraneo e quindi nei confronti dei paesi che si affacciano al Mediterraneo, perché l'Europa fa piani quinquennali molto sostanziosi, con svariati miliardi per progetti, che servono, io dico, proprio per evitare la differenza tra il sud e il nord, le due velocità di cui si parla. Prima si parlava sul piano interno delle due velocità, sud-nord Italia, oggi si parla di velocità diverse tra il sud d'Italia, il sud dell'Europa, c'è pure la Spagna, c'è il Portogallo, rispetto al nord Europa, ai paesi svedesi, ai paesi del nord, la corona del nord insieme alla Germania. Qua c'è la carenza dell'Italia, qua ci vuole più Italia in Europa, non più Europa in Italia, assolutamente no. Perché? Ecco, una critica alla classe dirigente regionale e anche comunale. Noi non sappiamo utilizzare i fondi, questo è un problema drammatico, perché certo, rinunziando, e non dico rifiutando, potremmo dire rifiutando miliardi che l'Europa mette a disposizione, solo che noi presentiamo progetti adeguati, solo che noi collaboriamo, perché passa tutto attraverso le regioni. Noi potremmo far d'oro il Mezzogiorno, però avremmo potuto investire quasi la stessa somma che ha investito la Cassa del Mezzogiorno in tanti anni.
E invece la Campania utilizza il 20%, e il ministro Barca giustamente si era vantato di aver raddoppiato la percentuale. E prima era l'11%. Barca, con la sua politica intelligente, perché uno dei pochi ministri intelligenti dell'altro governo è stato Barca, ha tentato. Quindi, se c'era la possibilità di raddoppiare, vuol dire che c'era bisogno di un protagonismo del governo, delle regioni, dell'Italia, per poter attingere quei finanziamenti. La Spagna utilizza il 90-95%. Allora vuol dire che è più intelligente, è più dinamica, c'è una classe dirigente più adeguata. Non si scappa da questa. E io ho un grande cruccio, per cui ho difficoltà a quello di dire una cosa, perché chi mi conosce, insomma, il direttore mi conosce certo più di tutti, anche perché ho i capelli bianchi, ma io rifuggo dalle campagne elettorali da fare propaganda, per cui io ho l'allergia rispetto al Presidente del Consiglio attuale, ma poi ne parleremo magari. Ma una cosa però la voglio dire, che siccome mi sono occupato, diciamo, più strettamente di politica, anche se ho fatto l'amministratore, sono stato al governo, ma negli ultimi anni, onestamente, io, per sconfiggere il personalismo della politica, ho dato un mio contributo, una mia azione per risvegliare un riferimento culturale alla politica che dobbiamo fare. Io devo invece costituire un'agenzia, quindi una cosa precisa che faccio, se farò, se torno, se ho la possibilità del voto degli elettori, un'agenzia che si occupa, privata, pubblica, non ha importanza, vediamo come farlo, ma dedicherò in una parola tutto il mio tempo a vedere come utilizzare questi fondi, perché non è possibile che noi su 100 euro ne restituiamo 80, perché è un controsenso, è un avvilimento. Io, se fossi Presidente della Regione, sarei prostrato, che non ho una responsabilità diretta, ma basta seguirlo un po' il corso dei progetti, aiutarli, quando i progetti sono buoni l'Europa li finanzia, non senza difficoltà, per l'amor di Dio, non è che i processi della burocrazia esistono in Italia, Renzi li vuole debellare, ma esistono in tutto il mondo, esistono anche in Europa, però si possono superare, tant'è vero che altre nazioni lo superano, come la Spagna, soprattutto adesso le percentuali non le so, ma è inutile dare le percentuali, insomma ci sono paesi che utilizzano tutti i finanziamenti e l'Italia no, è un problema drammatico. Ed è un problema che deve essere all'attenzione della classe dirigente. Allora, noi abbiamo fatto anche una modifica, una direttiva. Siccome le regioni sono il rallentamento di questo processo, noi abbiamo dato la possibilità, adesso questo lo svilupperemo nei prossimi mesi, ai comuni di intervenire direttamente. Perché oggi i comuni possono intervenire per grandi opere se si collegano ad un altro comune di un altro paese. Berlino, Avellino, non so, per Amsterdam e Atripalda, Morra de Santis, un altro paese. Oggi come oggi. Quindi devono passare tutte attraverso le regioni, perché lo Stato dà il 25% lo dà la regione, il 50% lo dà l'Europa. Noi utilizziamo il 20%, la Puglia utilizza qualcosa in più, la Basilicata supera il 40%, quindi è la più virtuosa, la Calabria credo che non pervenuto a percentuale, nel senso che non ce n'è, e via di sé. Quindi, poi l'Abruzzo e il Molise sono un po' a parte, perché sono soprattutto queste regioni. Allora, bisogna intervenire. Io penso che un'agenzia che si faccia carico di questo procedimento, di questo processo, insomma, non uno studio di avvocato, che pure ci stanno studi di avvocato, ma quelli hanno un interesse a fare i progetti, quindi a fare i legali o i progettisti. Ma un'agenzia che si occupa di questo e che aiuta la regione, io non voglio dire un altro verbo, aiuta la regione a poter intervenire in questo senso, aiutare anche i comuni, perché è veramente drammatico non utilizzare miliardi di euro, che non si tratta di milioni, ma si tratta di un piano come 2014-2020 che è di svariate miliardi per le opere, per gli interventi strutturali. Grazie. Onorevole, il Parlamento europeo è giovane come istituzione, eppure su questo siete d'accordo tutti che occorre una nuova Europa. Dopo poco tempo, già questo Parlamento sembra da dover quasi rottamare. Va bene la crisi economica, va bene l'ingresso dei nuovi stati, la destabilizzazione sul piano politico,
ma non sarà pure che questo è utilizzato come alibi per tanti stati, tra i quali anche quello italiano, che hanno difficoltà ad adeguarsi all'Europa? E allora è facile dire che l'Europa è da cambiare. Magari è lo Stato, il nostro Stato, ma anche gli altri Stati che non si sono adeguati all'Europa. E su questo, mi consento un altro secondo, vorrei capire anche come lei giudica l'esperienza di Monti in Europa, la politica dei tagli, del rigore di Monti, ha pagato oppure noi purtroppo ne paghiamo ancora le conseguenze? Per rispondere alla prima domanda, perché mi pare che ce ne siano almeno due di domande. Sì, sì. La prima domanda è questa, dico, il problema non è tanto il Parlamento, il quale ha avuto un suo sviluppo, è giovane, ma il Trattato di Lisbona lo aveva vestito proprio come vero e proprio Parlamento, almeno tutti i parlamenti del mondo che fa legislazione, che quindi fa leggi. Noi non siamo arrivati ancora a questo stadio perché il Trattato di Lisbona non è ancora applicato nella sua interezza. Però il problema non è tanto il Parlamento, del quale dirò rispetto alla seconda domanda, ma è la Commissione ed è il Consiglio. Sono questi la nuova Europa che si deve organizzare. L'Europa, il Parlamento ha un suo processo, un suo procedimento. E mi soffermo per dire che il Parlamento ha assunto posizioni più importanti. Noi abbiamo approvato il bilancio, dobbiamo approvare il bilancio, stavolta glielo abbiamo bocciato al Consiglio e alla Commissione. Quindi abbiamo fatto sentire la nostra voce. Noi facciamo una serie di direttive. Io ne potrei recitare tanto, ma forse insomma offuscherebbe anche come dire, il discorso. E i vari paesi, ma l'Italia soprattutto, recepisce le direttive che sono importanti e fondamentali, perché sono direttive e istruzioni, chiamiamole così, da dare ai vari paesi, che sono importanti e fondamentali. Io ne posso dire due tra le tante, perché sono sempre contrario a fare i bilanci, perché i bilanci sono sempre manchevoli rispetto alle cose che uno dovrebbe fare. Noi in materia di appalti, come la questione più grave in Italia è il massimo ribasso, per cui la strada che noi abbiamo lì, quella dell'ospedale, la famosa, è ferma perché col massimo ribasso l'impresa non ce la fa, fallisce. Questo è un problema che dilaga in Italia. Noi l'abbiamo eliminato il massimo ribasso, nessuno lo sa in Italia. Ero relatore proprio io, che anche se non mi occupo di questa materia, perché sono nella commissione giuridica, voi sapete che mi occupo di altre questioni, però questa, siccome aveva aspetti giuridici della materia molto importanti, mi sono applicato. Dico solo questa, perché poi è una direttiva molto importante. L'Italia si deve adeguare. Il massimo ribasso, io leggo sul giornale, si fanno ribassi del 58% di ribasso. Poi il problema è chiaro che il lavoro non lo si fa. E siccome fallisce l'impresa, l'unica colpa che non potete dare al sindaco è che quella strada è ferma, perché c'è un fallimento, lui deve fare i conti con i magistrati, per cui non può fare niente. Poi il massimo ribasso. Per le concerie di Solofra, dico solo questa cosa perché poi devo concretizzare il problema, concerie di Solofra, il Parlamento ha dato la possibilità di poter dare la denominazione di origine della stessa pedra, cosa che i conciari volevano, perché sul problema o sul commercio della pelle o sulla contraffazione credo che sia ben noto quale. E quindi, questo come tante altre questioni, le dire, poi fa anche cose un po' stupide, ma è meglio che non le diciamo, l'Europa, la dimensione delle verdure, oppure robe di questo tipo, la tralasciamo. Fa cose che possono essere importanti nelle discipline, e voi sapete che ormai il diritto comunitario dà la prevalenza al diritto europeo rispetto al diritto dei vari paesi, per cui dobbiamo adeguarci, e questo è il problema per cui poi sul piano politico trarremo delle conseguenze. E allora è soprattutto quello che deve essere riformato, perché lì, non essendoci fino in fondo la presenza del Parlamento come controllore, come è in tutti i parlamenti del mondo e dovrebbe essere in Italia, ma lo è anche molto meno qui per la crisi che questo Parlamento ha, ecco, si sono esercitati per le cose che dicevo prima, a fare i tagli, a voler stabilire questa, attraverso il fiscal compact, il pareggio del bilancio. E la impossibilità di superare il parametro del 3% come un fatto ragionieristico, puramente matematico, questo ha aggravato i problemi dell'Italia, e noi questa battaglia l'abbiamo fatta, non l'abbiamo ancora vinta. Ma Monti non ci ha aiutato su questo, perché non dirlo? Perché Monti, che aveva, tra l'altro personalmente, perché non dirlo, una grande affidabilità anche da parte dei tedeschi, aveva
aveva fatto bene come commissario, poteva non battere i pugni sul tavolo, perché io a queste cose non credo, credo al colloquio e all'armonia, ma farsi sentire un po' di più, non a seguire pedissequamente, lui ha seguito pedissequamente le istruzioni tedesche, ma a dire per le spese di investimento superiamo il 3%, perché le spese di investimento non hanno mai gravato, ma anzi accentuano. Se si fa un pareggio di bilancio senza gli investimenti, l'impresa muore, anche l'impresa familiare, perché se deve soltanto, se ci tiene solo al problema ragionieristico del pareggio di bilancio, alla fine, e non investe perché non vuole superare quello, deve mettere a fine anno una partita di debito nei confronti delle banche perché fa un investimento. Se è una spesa inutile, aggrava il bilancio. Ma se è una spesa di investimento, è una spesa sacrosanta e che serve proprio per la dinamica e per, serve per la dinamica della vita del paese, non solo economica, ma anche civile, ma anche, ma anche istituzionale, e quindi ha bisogno di non poter sottostare a un parametro che Prodi definiva cretino, che io dico un parametro inutile, un parametro che tarpa solo le ali a un paese che vuole svilupparsi, vuole andare avanti. Per cui questa è una forte remora, e Monti su questo non ha dato, ma finora non ha dato nessuno, né il governo Letta né il governo Renzi, perché siamo nella stessa situazione e i comuni non possono spendere miliardi che sono accantonati e che non possono essere spesi per non superare quella. È vero che si possono fare anche spese vestite per investimenti che non sono, ma basta un controllo per capire che una spesa di investimento invece è sacrosanta proprio per vivere, per sviluppare, e quindi poi tutto quello che deriva in materia di occupazione. Quanto ci può essere dell'Irpinia in Europa, secondo la sua opinione? Riguardo a delle grandi opere, riguardo allo sviluppo, riguardo alla risoluzione dei problemi che, soprattutto in questo caso, sanità e trasporti, rispetto alla regione, l'Irpinia è stata poi defraudata. Beh, ci può essere tanto, però facciamo una premessa più generale, che evidentemente forse è la prima domanda a cui bisogna rispondere. L'Europa è una realtà ineliminabile, che esiste e non può non esistere, per cui l'isolamento dei vari paesi sarebbe una follia. Adesso sui giornali oggi c'è un articolo di Boeri che spiega perché molto bene che se non rinunziassimo all'euro ci sarebbero una serie di grandi problemi e il paese si fermerebbe, perché la globalizzazione determina una concorrenza mondiale. La concorrenza mondiale presuppone unità di stati, non singoli stati che lottano da soli, perché nonostante i nostri patrimoni, nonostante la nostra forza, anche costituente per l'Europa, un paese importante che ha tante opere artistiche, che ha il turismo, però noi non... Allora, se questa è la premessa, l'Irpinia entra a pieno titolo in tutta questa logica meridionale. Se l'Irpinia è stata protagonista per fare una battaglia di emancipazione del Mezzogiorno, posso fare una parentesi che in qualche modo noi ci possiamo attribuire come bilancio complessivo. Io leggo qua e là un po', se l'ho detto l'altro giorno in Alterpina, giornali che criticano per dire ma poi in definitiva questa vecchia classe dirigente che ha fatto. Mi sento un po' menomato quando leggo questo, perché noi abbiamo fatto battaglie politiche non astratte ma concrete. Credo che abbiamo contribuito a questo problema del Mezzogiorno, che era un problema quando voi non eravate nati, di grande importanza, e oggi le distanze ovviamente sono ridotte. Se non ci fosse stata la crisi economica, noi il Mezzogiorno l'avremmo fatto fiorire, perché ci sono industrie che 20 anni fa era illusorio pensare che potessero esserci nel mio paese come nelle zone industriali. Allora l'Irpinia ha recitato un ruolo, oggi lo deve recitare nell'Europa, per cui lo slogan più irpino in Europa, come tutti gli slogan, possono sembrare retorici e finiscono per essere retorici, però nel complesso di questa strategia, ecco, occuparsi in maniera particolare dell'Irpinia credo che sia una cosa sacrosanta, e rientra in quel programma che io voglio portare avanti, perché grandi opere possono essere fatte proprio per riscattare. D'altra parte, l'EMA, che sta al mio paese, questa grande industria che è l'unica attiva nel Mezzogiorno, sappiatelo, è l'unica azienda attiva nel Mezzogiorno, ha fondi europei, ha
quei fondi li recepisce, non li perde, perché è un'azienda privata che sia pure sotto la protezione inglese, perché è la Rolls Royce, ma insomma sa utilizzare, sa fare i suoi programmi. L'Europa, diciamo, è una sorta di fortezza che è assediata dal terzo mondo, si può dire, no? Da queste masse di profughi che giungono continuamente sulle nostre coste. Diciamo, quello che manca all'Europa oggi potrebbe essere, diciamo, è una politica proprio per l'immigrazione. Sì. È mancata fino a qualche anno fa, è uno dei lati positivi che abbiamo vissuto in questi 5 anni. Non del tutto, e io ne ho visto anche un riflesso italiano, l'ho ripetuto altre volte questo. Lampedusa è un porto italiano e fino a qualche anno fa è stato sempre ritenuto tale. L'Europa prometteva, ha promesso, poi qualche volta ha dato dei finanziamenti, ma non l'ha sentito come un problema politico, sociale, istituzionale. Purtroppo devono venire sempre tragedie per risvegliare anche la intelligenza degli uomini. Quando ci sono stati 100-150 morti, l'Italia meridionale ha acquistato la consapevolezza maggiore che non era solo Italia ma era Europa. Io ho visto vari convegni, sono andato in Sicilia e ho sentito che nel momento in cui si diceva che Lampedusa era un porto europeo, non era una frase banale, ma siccome è la porta dell'Europa, allora serve a tutta l'Europa. Noi abbiamo fatto un grande dibattito in Parlamento su questo. E però a dicembre si rinviò un piano industriale a maggio. E noi ci ribellammo perché dicevamo che il problema era urgente, però fu sentito ed è statuito negli atti che l'Europa è tutta, che quella è la porta principale e che quindi il problema europeo è un problema che c'è in ogni angolo della nostra Europa, perché l'Europa compete col mondo. Allora, se deve competere, e qua è il punto invece negativo, deve competere non in maniera passiva, in maniera attiva. Ci sono tante ragioni per cui l'Europa è stanca: l'età, la presenza di più anziani rispetto ai giovani, il mondo africano, il nuovo mondo è pieno di giovani e non ci sono gli anziani, insomma ci sono tutte queste problematiche. Però l'Europa deve concorrere, per concorrere deve sentire questi problemi europei, se non vuole essere surclassata, non tanto dalla Cina o dall'India, proprio dal terzo mondo che negli anni acquisteranno. 10 anni fa pure l'India era terzo mondo, in 10 anni è diventata una nazione, un continente, perché poi l'India, che compete con l'America e con la Cina. E quindi se noi perdiamo le battute rispetto a questa concorrenza, questa è la vera tragedia, è il vero pericolo, che se noi ci attardiamo a dire per parità di bilancio, fiscal compact, il 3% non si può superare, quegli altri corrono. E quindi anche il terzo mondo si riscatterà e noi andiamo in seconda linea. Quindi questo è il problema. Una politica che invece deve avvalersi necessariamente della tecnica per governare e non si affida più agli strumenti della democrazia, almeno quello che capita da 3 governi a questa parte. Quindi io volevo un po' un suo punto di vista su questa politica e su quanto pensa che in questo processo abbia potuto influire anche la Democrazia Cristiana, visto che è stata una forza politica al governo per tanti anni in Italia. Se la politica si fosse affidata alla tecnica, sarebbe pur sempre stata una cosa abbastanza fisiologica e normale. È che la politica è mancata e quindi è subentrato il problema tecnico. Il problema tecnico, come tutti i problemi, hanno bisogno di una strategia. In politica la strategia è la politica. Noi viviamo in questa grande difficoltà, la fine della politica, l'abbandono dei partiti che hanno demeritato, che hanno avuto le loro colpe, la Democrazia Cristiana ha avuto le loro colpe, enfatizzate, ma la storia spero che farà giustizia delle esagerazioni. C'era una patologia, come dire, c'era un piccolo tumore, bastava esportarlo, e invece si è fatto capire all'opinione pubblica che il tumore era di tutto l'organismo, invece bastava togliere un braccio per poter recuperare tutto il resto. Ora, nel momento in cui i partiti hanno avuto la disaffezione dei cittadini, sono considerati ostili, non più partecipativi, non più idonei a sviluppare, non più idonei a risolvere i problemi, noi
ci siamo affidati ai tecnici, ma non noi politici, che i politici hanno sempre bisogno di chiedere ai tecnici, ma poi di avere una loro strategia. E quindi questo ha portato alla situazione che viviamo, alla grande difficoltà. È venuta meno la classe dirigente, perché la classe dirigente non è quella tecnica, è quella che attraverso la tecnica, attraverso ovviamente le nozioni, attraverso la cultura, attraverso la conoscenza dei problemi, la professionalità, porta ad una esperienza che è tutto affatto diversa. E se ascolto alcuni tecnici che stavano nel governo Monti, che dopo 2 anni hanno capito che stavano su una strada sbagliata, perché hanno capito forse 2 anni che il problema era politico, come noi diciamo, e sembra raggiacolatorio, ma invece è pieno di contenuti questo, hanno capito e si sono resi conto che da tecnici non potevano risolvere i problemi. C'ha colpa la Democrazia Cristiana? Oggettivamente sì, perché dopo gli anni 90, per un insieme di circostanze, non l'ultima ovviamente Tangentopoli, ma perché il mondo stava cambiando, i partiti non si erano d'accordo, bisognava cambiare una politica e rinnovare davvero. E allora che cosa è successo? Mancando la politica è venuto fuori la personalizzazione ed è venuto fuori il tecnicismo. Oggi, secondo me, se interroghiamo la gran parte di questa opinione pubblica che protesta, tutti credo che hanno in mente che non c'è bisogno né di cultura né di professionalità, ma che la politica non serve per risolvere il problema. Credo che anche il Presidente del Consiglio faccia capire questo, è una cosa molto grave, e che basta che ci sia uno che sta là, di qualunque cultura o qualunque livello, non per niente il Parlamento credo che è un dato oggettivo, non è un dato solo nostalgico o sentimentale, aveva grandi professionisti politici che oggi non ce l'ha, insomma, quindi ci sarà una ragione, ma è un dato obiettivo, quindi non di memoria solamente. E allora il problema è questo, anche l'Europa ci ha messo del suo, perché il tecnicismo, non essendoci quella politica che De Gasperi voleva, tutto si è risolto a vedere come ragionalisticamente o matematicamente o in maniera del tutto astratta si potessero mettere insieme le varie cose dimenticando la strategia. Se si fanno progetti per il sud, è l'unica parte che vedo la strategia e quindi vedo la politica, perché la politica del Mediterraneo serve, perché i paesi del terzo mondo devono trovare un sud Europa in buona salute, agguerrito, quella è una strategia. Allora il finanziamento è strumentale ad una logica politica che si vuole raggiungere. Ecco dove la politica ha il trionfo sempre, quando imposta le cose e sa l'obiettivo che deve raggiungere. Quali sono le proposte che lei intende avanzare per tutelare i giovani irpini, per porre fine alla fuga dei nostri cervelli al nord o all'estero e fare in modo che i giovani irpini abbiano modo di investire le proprie risorse e le proprie energie nella propria terra d'origine? Nella propria? Terra d'origine, del proprio territorio. Guardi, io qua le dico subito una cosa, che anche se non lo sanno, i giovani sono molto più europei di noi meno giovani, perché noi abbiamo vissuto in uno Stato, quando io ero giovane c'era la sovranità dello Stato, abbiamo studiato nei libri che c'era la sovranità, che la sovranità era intoccabile. Oggi questo concetto è saltato sul piano giuridico, sul piano del diritto comunitario. Oggi c'è una sovranazionalità difficile da comporre, le cose hanno tutto un senso, l'intergovernativo non aiuta una sovranazionalità, ma mette insieme i vari governi per dire un microfono a me, un acqua minerale a te, un bicchiere, ci dividiamo le spoglie, ma non una sintesi. Ora, questo problema porta ad una soluzione, ad una situazione che in qualche modo è spezzettata, che quindi non porta a capire, perciò dico i giovani non lo capiscono, non vorrei dire una cosa che può essere fraintesa, è che c'è il territorio Europa che deve essere occupato in maniera indifferente. Per cui un italiano che va alla fuga dei cervelli è oltre Europa. Io non vedo una fuga di cervelli all'interno dell'Europa. Allora, domani mattina, la giornata di domani, si celebra la giornata dell'Europa. Ci stanno 50.000 giovani che sono a Strasburgo. Io personalmente ne ho fatto andare una decina della nostra campagna, della regione.
giovani al di sotto di 35 anni, bravi, che, perché insomma lì si fanno 2 o 3 giorni di convegni, di discussioni, insomma una cosa abbastanza seria. Comunque, poi c'è stato in ogni caso celebrativo. C'è stato l'Erasmus, voglio dire, sì, questo scambio di è una delle cose che più funziona. Onestamente tutti i giovani che hanno partecipato all'Erasmus credo che sono molto entusiasti di questo rapporto, poi si imparano le lingue. Allora noi ci dobbiamo abituare a capire che siamo la cittadinanza europea, che siamo cittadini europei. La cittadinanza europea è una cosa ancora da conquistare, perché bisogna sentirla fino in fondo. E io penso che tanti giovani la sentano più. Quelli che partecipano a Erasmus si sentono europei. Non c'è dubbio, non possono non sentirsi europei, perché tra parte le distanze ormai ovviamente sono superate rispetto a prima, si va a Bruxelles e si torna nella stessa giornata, quindi evidentemente c'è una comunicazione. Io la fuga dei cervelli la vedo all'estero, quelli che vanno in America, che devono in qualche modo emigrare, perché lì oggi c'è un mercato del lavoro molto più facile, molto più attivo, molto più aperto di quanto, come c'era negli anni scorsi anche in Europa, e oggi anche in Europa rallenta, ma non come in Italia. Un giovane che va in Germania o in Inghilterra o in Belgio, se sta un poco trova lavoro. Ovviamente parlo sempre di professionalità, perché oggi questa qualificazione è a livello un po' più alto rispetto a prima, quindi è evidente che si compete. Io conosco giovani laureati, seriamente laureati, che anche dopo 15 giorni, mi è capitato proprio in queste ultime settimane, sono chiamati e hanno dovuto scegliere tra un'azienda e l'altra perché se lo contendevano, sempre a livello europeo. Magari partecipava pure l'Italia, per cui l'Italia ha fatto la sua, cioè 2 laureati ad alto livello che hanno avuto offerte di lavoro in Italia e in Inghilterra, e quindi ha scelto come voleva. Una riflessione sul rapporto con la gente, della politica a livello europeo in particolare, lei che riscontro riceve dal territorio, in particolare il Pino? Quindi, poiché, come ha detto lei in precedenza, c'è una certa ostilità tra la popolazione, per la politica in generale, ancora di più per le istituzioni che sentono lontane dal territorio, dal proprio ambiente, insomma, perché l'Europa, insomma, non ci si sente tanto europei nelle zone più... Ma noi sentiamo così lontano le istituzioni italiane per questa crisi che c'è, per questa crisi di rapporto politico che c'è nel nostro paese, immaginarsi se non sentiamo lontanissime le istituzioni europee, che peraltro evidentemente non essendo fiorenti è molto facile criticarli, e quindi hanno difettato, quindi qualche problema c'è, l'abbiamo detto prima, che ci sia un problema di responsabilità della cosiddetta Europa, ma non diciamo dell'Europa, dei governi europei, soprattutto del Consiglio, che ha una sua importanza, che ha dato prevalenza a un paese rispetto all'altro. Questo è un fatto ovviamente che sta sotto gli occhi di tutti, e questo impedisce che ci sia questa spontaneità o questa partecipazione a votare per l'Europa. Io mi auguro che i sondaggi ancora una volta siano in qualche modo sbagliati, ma se va a votare meno del 50%, beh, insomma, vuol dire che partecipiamo all'Europa in maniera molto formale, non crediamo nell'Europa, il popolo, il paese, gli elettori non credono nell'Europa, questo è il punto. E invece, insomma, quando è venuto Napolitano a Bruxelles, ha ripetuto una frase che diceva Spinelli tanti anni fa: noi in Italia, ma anche in altri paesi per la verità, parliamo molto in maniera provinciale, non parliamo europei. Stavolta appena appena si discute dell'Europa, sia perché votiamo solo l'Europa e votiamo gli enti locali, un rapporto pure c'è, sia perché insomma stanno maturando i temi e il referendum pro o contro l'Europa in qualche modo accentua la necessità di dover discutere dell'Europa. Questo farebbe bene, votare, discutere per far capire all'opinione pubblica che è necessaria questa partecipazione al voto, di votare per l'Europa, per modificarla, non per annientarla. E invece, dico, parte i sondaggi, la prevalenza che Grillo sta avendo sul piano del parlare male delle istituzioni, parlare male dell'Europa, ma se mi consentite, allora, se la domanda è solo politica, io mi lamento di una cosa, che questa campagna elettorale è anche peggiore di quella dello scorso anno, perché la demagogia e il populismo è dilagante. Prima apparteneva
a Grillo e certamente riconosco anche Berlusconi, anche se era un populismo in qualche modo edulcorato rispetto al rispetto che almeno mostrava per le istituzioni italiane nello scorso anno. Oggi è meno camuffato, per cui credo che sia un populismo quello del Grillo di Berlusconi. Ma la novità è il populismo e la demagogia di Renzi. Bersani non credo poteva essere criticato lo scorso anno, ma non faceva propaganda, né faceva propaganda. Nessuno si è sognato di fare il tribuna elettorale da Palazzo Chigi. Ma io me lo dico a voi che siete giovani, e non è nostalgia. Se Gianni se lo ricorda, i presidenti del Consiglio non partecipavano alla campagna elettorale, andavano l'ultima sera del giovedì a spiegare al paese il governo che aveva fatto. Né Moro né Fanfani né gli altri sono mai permessi di dire votate la Democrazia Cristiana o votate il PD se c'era D'Alema presidente del Consiglio. Diciamo che Renzi fa propaganda elettorale dalla mattina alla sera, perché è solo propaganda elettorale senza contenuti, e quindi il populismo dilaga. Poi c'è un populismo minore, la Lega, la Fratelli d'Italia, quest'altra grande invenzione, più quelli della sinistra, col greco Tsipras, come si chiama lui, che hanno un secondo livello di populismo, meno vistoso rispetto ai tre. Noi siamo rispetto a questa situazione, in questa campagna elettorale, quindi non si parla di Europa. Allora, io paradossalmente dico che è un po' di orgoglio ce l'ho rispetto alle premesse che avevamo fatto, che solo i popolari saranno vincendo, pigliando una minoranza, naturalmente non posso essere sbeffeggiato, ma nella minoranza di una parte del paese, di quelle che non vuol votare né Berlusconi né Renzi, non vuol manco protestare, e che quindi si accontenta di una piccola barca per ricostruire, per andare dall'altra parte della riva, una casetta per costruire una dimensione politica per il giorno dopo, perché ci troviamo in questa situazione. La difficoltà democratica in Italia è che con una società così individualistica, non coesa, con una politica che non aiuta ad aggregare ma a disgregare, perché o con la protesta o col qualunquismo di maniera o col populismo, aizza l'opinione pubblica, aizza compromesse che momentaneamente il popolo pure accetta, le 18 euro nella busta di maggio, eccetera, che sono tutti palliativi, ma che non servono per dare un valore alla società, per riaggregarla, per farla sentire solidale. Noi prima eravamo molto solidari, una società che si era costruita su un rispetto reciproco, su un egualitarismo che non era comunista, ma era un egualitarismo virtuoso, un egualitarismo virtuoso. La società negli anni 60-70 era una società, come dice De Rita, che voleva migliorare. E noi abbiamo sempre migliorato, dal 48 in poi, noi siamo stati una società che è andata sempre in avanti, mai indietro. Oggi, con la disgregazione della politica, col personalismo e con la crisi economica che ne deriva di conseguenza, noi andiamo indietro e non avanti. Questo è il punto. Per cui bisogna stare molto attenti. E la predica che noi facciamo, almeno quello che posso fare io, piccola monade in una situazione complessa, è quella di instradare, di dare messaggio al paese in questo senso. Il fatto di sentirsi poco europei può essere anche legato al clima di incertezza politica interna che noi viviamo in questo momento ormai da 2-3 anni, con governi che non sono rappresentati nemmeno dal popolo? Non c'è dubbio, ma è evidente che è conseguenza di questa la difficoltà di fare politica e quindi il populismo. Ma non so se è la premessa o la conseguenza. È premessa e conseguenza al tempo stesso, è la mancanza di strategie, la mancanza di obiettivi da raggiungere. E io non dico manco solo obiettivi economici, obiettivi della società come tale, di vivere una competizione istituzionale, una competizione diciamo pure ideologica, anche se le ideologie non ci sono più, e che porta a un avvilimento e quindi a un retrocedere rispetto a questo, e quindi certo che è la conseguenza. Allora vuol dire che i partiti sono responsabili, la classe dirigente è sempre responsabile. Abbiamo determinato
questa società è venuta fuori per mille ragioni, cerchiamo di raggrupparla e di farla sentire un poco più coesa. Tutte le giustificazioni da parte degli elettori, perché rifiutano, non c'è l'offerta politica. Io mi sono sentito dire da tanti in alcuni convegni, cioè, onori, noi non vogliamo votare né Berlusconi né Renzi e né Grillo, però se voi non ci offrite, e questo è il problema, non ci offrite una proposta, non ci date una speranza, una maniglia a cui agganciarci, e noi o restiamo a casa, o protestiamo, o pigliamo uno dei due, uno dei tre, e votiamo. E quindi sento tutta la responsabilità di questo, ovviamente, e credo che, insomma, alla domanda non posso che riconoscere che è così. Sul piano più strettamente locale, che tipo di campagna elettorale si sta sviluppando, se la vive in maniera diversa rispetto al passato e in relazione ai candidati irpini, a quelli che non ci sono, a quelli che non è riuscito a candidare il PD, ad esempio, con De Mita, sindaco di Usco, per lei la strada verso l'Europa, insomma, è più spianata o è una sfida meno avvincente dal suo punto di vista? Beh, insomma, indubbiamente non posso non dire che, essendo una responsabilità anche più forte, essendo un tradizionale candidato, non voglio dire rispetto ai nuovi, ma un candidato che viene un po' da lontano, non dall'altro mondo come il Papa, ma insomma, viene da lontano, da qui, da queste terre, e che quindi, essendo un po' il rappresentante probabilmente anche di un'area più vasta rispetto a quella piccola del nostro partito, sento tutta la responsabilità di questo. La campagna elettorale da fare in Irpinia è tutta diversa, ma è diversa anche nel resto del paese. Se posso essere presuntuoso, ma non sul piano personale, sul piano delle idee che portiamo avanti, diciamo, come questa aggregazione dei popolari che vogliono essere presenti nel Partito Popolare Europeo con una dimensione, un'aggregazione unitaria, quelli che si vogliono chiamare popolari. Che noi abbiamo una lista di quelli che pure Alfano si vuol chiamare popolare, ciò sta. Berlusconi non si vuol chiamare popolare, fa parte dell'estrema destra. Se noi riuscissimo a parlare con tutti i cittadini, li convinceremo probabilmente che la via sbagliata della protesta, del qualunquismo, del populismo, e ormai sono dilaganti questi termini, però esprimono. La demagogia è il contrario di quello che serve al popolo, perché insomma, la demagogia è dei dittatori ed è, come dire, un porre il verso alle deviazioni che la società ha, oppure alle pretese che la società ha e quindi si alimenta. Il populismo è sfruttare una idea magari giusta per dilagarla e per farla apparire un'idea buona che invece non risolve la problematica seria. Noi, per risolvere il problema del lavoro, non è che bastava, non serve dare 18 euro, questo lo dicono i sindacati, ma è facile capirlo, non è che è difficile. Se si fosse, allora, questo era un fatto demagogico perché serviva per apparire. Ecco, oggi la politica è soprattutto apparire e non essere. Allora rispondo in maniera complessiva anche all'altra domanda: se questo è un nuovo modo di far politica, possiamo non notare un disvalore? Può essere pure un modo nuovo, non ci sono più i partiti, non c'è più la strategia, c'è questo populismo nei termini che abbiamo indicato. È un modo nuovo di far politica? È peggiore, ovviamente non è qualificato come quell'altro, quello precedente. E non lo può dire solo, credo che lo possa dire chiunque, analista politico. Quando De Rita dice: noi dal dopoguerra abbiamo avuto una grande evoluzione della società, le classi sociali si sono integrate, io poi dico tra parentesi, questo è l'unico capolavoro che la Democrazia Cristiana ha fatto, perché nessun paese europeo era, almeno fatemi dire, era così amalgamato, così unitario, dove non c'erano più i contadini, ma i professori, i servi, le serve. Noi abbiamo avuto un paese aggregato. Oggi abbiamo un paese disgregato su questo piano, che è individualistico, che non ha più questa solidarietà. I partiti non hanno più organizzato, i partiti erano funzionali per
raccogliere un'opinione, una strategia e prospettarla sul livello istituzionale. Allora, se la propaganda tutta avviene in senso disgregativo, non in senso aggregativo, noi non abbiamo una qualificazione, sarà il nuovo. Certo, prima si leggevano i libri e quindi si studiava. Oggi con Facebook e con i siti che visitate è molto più facile, molto più, magari anche più complesso sotto altri aspetti, però è un dato rilevante, non è retorico. Rispettare il territorio è un dato fondamentale della politica, se no la politica è astratta. La rappresentanza, alla quale io credo follemente, perché nei vari libri io scrivo che la crisi è il rapporto, il mio orgoglio di essere stato e di essere deputato, è la rappresentanza. Quindi sento fortemente, questa è una confessione che faccio sul piano culturale, sul piano della mia storia, di rappresentare i cittadini. Guardate che è una cosa pesantissima, perché uno si sente davvero. Questa rappresentanza naturalmente ha un valore, ma un valore non settoriale, il territorio. E siamo rappresentanti di un territorio, la Costituzione su questo veramente è nobile, ma rappresentiamo tutto il Paese. E senza vincolo di mandato, fatemela dire questa cosa, che Grillo vuol distruggere, ma altri sono pronti a farlo. Senza vincolo di mandato significa che noi siamo agli ordini di qualcuno. E già le liste elettorali che portano la graduatoria senza le preferenze portano, come voi dite, scrivete. Allora, qual è il problema? Che rispetto a questo, noi, chiamate la vecchia classe dirigente, siamo legati al territorio fino in fondo. E onestamente io devo dire che, per la verità, tra l'altro, se posso confessarvi, non me l'aspettavo da parte di Demita. C'è un amore più forte per il territorio di quando non lo sento anche io. Quindi è un atto di amore sul territorio, non può che essere questo, perché uno che ha fatto il Presidente del Consiglio non è che può aspirare a fare simile, insomma, l'ha fatto tutto quello che ha fatto. Quindi cioè, è un atto di una missione ed è un servizio reso alla, con l'esperienza, con un grande bagaglio di esperienza, un'esperienza complessa, a beneficio di un territorio e in un momento in cui le autonomie locali in Italia sono gran parte del destino del territorio, perché finanziamenti deboli o finanziamenti forti, ma il sindaco, le autonomie locali oggi sono i programmatori del territorio e quindi il destino dei nostri territori si gioca sul piano territoriale. Prima non era così, il centralismo statale insomma, dominava, oggi le autonomie locali hanno una loro consistenza. Quindi è la cultura del territorio e quindi il lavoro del territorio. Mi perdoni, lei ha fatto più volte riferimento a Renzi, alla propaganda, al fatto degli 80 euro, che poi al netto saranno 18 euro probabilmente, ma l'azionista di maggioranza del cartello elettorale con cui voi vi presentate agli europei mi pare che sia il partito di Angelino Alfano, che sostiene il governo Renzi e che candida anche diciamo, deputati al Parlamento europeo. Non sembra una contraddizione che potrebbe confondere gli elettori, perché un candidato che sta insieme al nuovo centrodestra che critica il governo in cui c'è il nuovo centrodestra, un po' insomma questo concetto di lotta e di governo che può disorientare. Poi permettetemi, perché il popolarismo dovrebbe, dal 94 ad oggi, da Segni fino a Monti, il terzo polo un'idea di terzietà rispetto al bipolarismo è sempre fallita, diciamo miseramente, perdonate, però elettoralmente insomma ha avuto delle percentuali diciamo abbastanza poco ragguardevoli. Perché dovrebbe essere in questo momento in cui addirittura c'è stata una deriva populista, perché dovrebbe essere il momento della risurrezione di un concetto di terzo polo o di una ripresa di centrismo in questo paese? Mi pare più utopica questa prospettiva che magari quella di uscire dalla crisi. Noi quando avevamo governi forti, governi con grandi maggioranze, governi degni di questo nome, abbiamo sempre criticato anche le cose che non andavano. Lo stesso Presidente del Consiglio, non è che non abbiamo criticato da giovani Fanfani o lo stesso Moro, pur riconoscendo ovviamente e rispettando fino in fondo la dimensione. Ora, a me personalmente, come non sto al governo, criticare il governo
per alcuni atteggiamenti, io non ho, tra l'altro non sono entrato nel merito degli atti di governo, ma nella prospettazione rispetto al pubblico, rispetto a, perché questo è un dato importante della democrazia, del rapporto. Le istituzioni non si possono deprezzare facendo dalla mattina alla sera poi, con insistenza, una propaganda populistica per dirvi do tanto, e poi facendola diventare una questione privata. Io mi dimetto il 13 se a mezzanotte non si approva una certa cosa, senza rispetto del Parlamento, che il Parlamento può approvare, può bocciare, non è che il Presidente del Consiglio è tutto. Allora, questa particolare, già questa situazione è tutto particolare, stavo dicendo privatizzata, che invece riguarda strutture pubbliche e riguarda l'essenza della democrazia. Noi siamo su una situazione pericolosa, che secondo me sarà rivista dopo il 25 maggio, in cui non dico il pericolo della dittatura, perché sono parole che insomma hanno fatto il loro tempo, ma eliminando il Senato, facendo della Camera senza voti di preferenza una Camera appiattita, che magari non ha più, che ha il vincolo di mandato, per cui deve essere davvero sottomesso, noi veramente abbassiamo il livello della democrazia, e questo è un dovere farlo come critica. Poi partecipare al governo per gli atti di governo non è una contraddizione, ma è, come dire, un modo per stare all'interno, e tra l'altro diciamo pure in una situazione così drammatica, per salvare il governo da un'avventura, salvare il paese da un'avventura, perché un governo ci deve pure essere, è un atto di responsabilità molto importante. Noi dobbiamo modificare questo atteggiamento e soprattutto intervenire, come poi si è intervenuti, perché io credo che al Senato queste riforme avranno tutt'altro sbocco successivamente. Sul problema invece del terzo polo o di questa terza posizione, io devo un po' correggere la situazione. Noi non siamo, noi immaginiamo di essere un terzo polo. Il bipolarismo è una organizzazione della lotta politica e dei partiti che non deve avvenire, né può avvenire per legge. Il bipolarismo in Italia non c'è, non esiste, non è mai esistito, perciò è selvaggio oppure pretestuoso immaginarlo. Quando, col mio grande dissenso, Gianni se lo ricorderà, si è fatta la legge elettorale del Mattarello, si è fatto sul presupposto che c'erano 11 partiti, che erano tantissimi 11 partiti, quindi mettetevi in testa, pensavamo che erano proprio assai, che il Parlamento non poteva reggere che c'erano 11 partiti. Dopo il Mattarellum sono diventati 99. Allora, siccome se leggete i giornali dell'epoca, col Mattarellum finalmente chi vince, chi perde, queste robe stupide un po' che si dicono, e quindi ci sarà finalmente. Il bipolarismo non c'è mai stato, perché se c'è un partito vero del 4%, del 5%, del 7%, certo, insomma l'1% in tutti i paesi è limite, 4%, ma sono atteggiamenti culturali, sono cose che esistono, è una realtà che esiste, che deve partecipare alla Costituzione col sistema proporzionale, sempre da me invocato e oggi ricordato con nostalgia, rappresentava il paese nel Parlamento, ecco la rappresentanza. E allora stabilire per legge, come si voleva, quella è una legge perversa, quella che è stata approvata alla Camera, molto peggiore di quella attuale per la Camera dei Deputati, perché eliminare un partito del 12%, oppure eliminare un partito se non è in coalizione dell'8%, e far rubare i voti a chi piglia 7,9% perché se l'attribuisce il voto di maggioranza, è una truffa, ed è un non rispetto della democrazia. A me la truffa non mi interessa, questo non è un reato. Non lo dico truffa come reato del codice penale, lo dico come rispetto della società civile, della situazione che c'è, delle articolazioni complessive. Il bipolarismo c'era in Inghilterra, manco più là c'è, perché per tre secoli c'erano due partiti, gli altri non c'erano e c'era il bipolarismo. Allora io che cosa dico? A parte che poi per tabulas è fallito, perché è venuto fuori Grillo, quindi ci sono tre partiti, non ce ne sono più due. Ma noi non siamo, l'errore degli anni scorsi da parte di Casini c'è stato nel terzo polo. Noi abbiamo un riferimento, visto che parliamo di Europa, del popolarismo, che è un riferimento certamente di una posizione centrale. Una posizione centrale perché è
tra la destra, con la destra almeno inversiva, con la quale non ha niente da spartire, né con la sinistra, con la quale non ha niente da spartire. Semmai può collegarsi alla sinistra o una destra, che è nel propositi, speriamo non nell'illusione di Alfano, di poter fare in Italia senza pericoli di estrema destra o di populismo di destra. Quindi è una posizione centrale, ma che non si pone come terzo polo rispetto agli altri, non si può porre, non c'è questo, almeno questo errore fatto degli anni precedenti da Casini, non è ripetuto rispetto alle prospettive che abbiamo. Noi pensiamo di aggregare, tra l'altro, gli elettori. Non c'è dubbio che Berlusconi è un impedimento per questo, perché Berlusconi, man mano che arriveremo alla scadenza elettorale, inventerà ancora di più la destra estrema in Italia, che non c'è mai stata, che non c'è da parecchio in ogni caso. E quindi non abbiamo niente da spartire su questo tipo. Perché quando aveva aderito a Forza Italia, aveva aderito al Partito Popolare Europeo come Forza Italia, beh, sembrava che Berlusconi volesse giocare questa partita che per comodità chiamiamo di centro, invece aveva aderito solo formalmente, tanto per stare in un gruppo forte europeo, ma non ci aveva mai creduto, non si sogna mai di farsi chiamare popolare. Invece, siccome il popolarismo è vincente anche rispetto al socialismo, perché qua sì ci può essere un popolarismo in prospettiva, che il socialismo è vecchio, lo statalismo non è più di moda, non può più esistere in un mondo globalizzato, e quindi le vecchie valori del popolarismo, la persona al centro, una società amalgamata con la solidarietà e il rapporto tra i vari paesi con l'Europa, diventa un punto centrale, ma non è il punto mediano rispetto alle posizioni estreme. Lei ha parlato del fatto del rischio di astensionismo. Il rischio è però il rischio è però che in politica forse si rischia di far passare dei messaggi sbagliati. Non si fa di tutto, si parla purché di Europa e dei problemi che riguardano Europa. Questo è il discorso. Secondo lei, che ha un'esperienza, in che modo un candidato che si vuole porre deve fare in modo per favorire la partecipazione? Considerato che io ho partecipato a esperienze internazionali anch'io, anche prima dell'Erasmus, i giovani sono favorevoli, si sentono non solo cittadini europei ma anche cittadini del mondo, insomma, è più alta allora la partecipazione, però in politica tutto questo non viene. Hanno un candidato, come ti porsi per far partecipare tutti, giovani, meno giovani, come deve porsi così con i suoi elettori? Lei che cosa è? E per altra cosa, il bilancio, l'ultima domanda, è chiudo qua, il bilancio è al 3%, dice che lei bisogna sforarlo eccetera, però abbiamo pure un deficit elevato. Come coniugare questo con le politiche di sviluppo? E chiudo qua. Rispondo solo a questa seconda, perché le spese, è giusto il parametro del 3%, perché non ci siano le spese di sviluppo impedite sotto questo parametro. E questo siccome l'enorme deficit che le vecchie classi dirigenti hanno fatto, è tutto un discorso complicato, non lo affrontiamo, certamente abbiamo una situazione debitoria molto più marcata rispetto agli altri paesi, per le politiche che sono state fatte. Ora, che su questo dobbiamo rientrare, che ci deve essere un rigore, non c'è alcun dubbio, però non le spese di investimento, io mi fermo solo a quelle, perché dico, nella gestione familiare, imprenditoriale o di uno Stato, se per il 3% da non sforare si impedisce di comprare le medicine e quindi l'ammalato muore, perché le medicine con quel bilancio non si possono comprare, e uno va alla banca, si fa dare un prestito e compra le medicine, non muore, paga, è una spesa di investimento perché serve per mantenersi in vita e quindi per la vita. Non so se il paragone è sbagliato, ma insomma, avete capito che voglio dire. Allora, è solo quello, perché il parametro io ritengo che sia un parametro, credo che sia giusto, il 3% è un parametro. I giovani credono nell'Europa al 39%. Io non ho letto l'interno, questo l'avevo visto, l'avevo messo da parte. È la politica sbagliata che noi facciamo. Posso dirla fino in fondo, adesso non so se faccio bene o male, ma insomma la propaganda è soprattutto televisiva. Io sono uno che non sa leggere, ma che se non c'è il giornale la mattina sono criticato, sono preso in giro pure da mio figlio che vede tutti i giornali e legge prima di me pure Cronaca, pure il Corriere dell'Irpinia, di quando non arriva alle 7, 7 e quarto da me. E quindi sono fregato,
avanti, però la propaganda che si fa televisivamente è una propaganda tutta sbagliata, che allontana, che allontana. E allora, se parla con me, io dico molto modestamente, cerco di fare tutto il possibile dalla mattina alla sera per dare un messaggio, come credo di averlo fatto oggi, spero che possa essere preso come un incitamento, anche se uno non è d'accordo, per l'amor di Dio, su tutte le cose che ho detto, come però una scommessa che dobbiamo fare, quindi come una necessità di partecipare. Se volete l'ultima cosa, che sembra anche questa, e poi rifuggo sempre, sempre il pericolo che detto alcune cose che sono oggettivamente retoriche, finiscono per essere recepite come retoriche. Due cose. In Ucraina i morti ci sono stati perché questi signori volevano venire in Europa e la trattativa c'era, sembrava che andasse in porto, poi la Russia ha fatto marcia indietro e ha impedito. Quelli volevano venire in Europa, gli ucraini, ci sono 100 morti, 150 morti, ma ce ne sono altri 40 che abbiano protestato per la dittatura interna, è ugualmente vero, però loro vedevano in Europa uno sbocco di pace e vedevano una tranquillità democratica. Un messaggio a chi ci ascolta e a chi legge. E se l'Ucraina ha tanto rispetto per l'Europa, noi che ci stiamo e che abbiamo giovato di un periodo di 70 anni di pace, che è un fatto obiettivo, c'è stata la guerra economica, però la pace dei carri armati, eccetera, le guerre dei carri armati, per 300 anni ogni 30 anni si è fatta una guerra, i nostri genitori, i nonni, i bisnonni hanno fatto tutte le guerre. Gli unici che non hanno fatto la guerra, io sono l'ultimo che l'ha vista, l'ha sentita, ma poi dopo tutti voi la guerra non sapete che è, per grazie di Dio. E non sapere che è la guerra è un grande fatto di valore, di civiltà, di persone, di società. E poi il diritto al voto è un diritto che metà del mondo chissà che farebbe per esercitarlo. E noi ce ne stiamo a casa, perché il voto è la massima espressione di libertà. E quindi votare, soprattutto con questa legge elettorale che ha le preferenze, credo che sia un grande privilegio che il cittadino non dovrebbe sprecare. Questo può essere un incitamento. Vabbè, io vorrei concludere con una considerazione. Il problema vero è quello della concretezza. Il governo d'Europa. Senza governo d'Europa non si va da nessuna parte. Emergono il nazionalismo, ancora l'egoismo provinciale, come abbiamo detto, e le arretratezze diventano sempre più arretratezze. A che punto è il processo di un governo europeo? Che non sia quello delle commissioni? Sì. A metà strada. Perché si collega, siccome le istituzioni hanno una loro coerenza. Se il Parlamento in questa legislatura, questa prossima, acquisterà, è inevitabile, il Trattato di Lisbona lo vuole, lo prevede, tutte le caratteristiche fino in fondo del Parlamento che legifera, che controlla i governi, perché i parlamenti poi alla fine servono per questo, che è un programma incredibile, enorme, che la legge fa, l'autonomia del Parlamento, noi di conseguenza e parallelamente avremo un governo più solido, un governo. Già la commissione che viene votata attraverso l'espressione del presidente, voi sapete ci sta il presidente per i socialisti, il presidente per i popolari, il presidente greco per l'estrema sinistra, quella per i liberal, eccetera. Insomma, già questo è un governo che implicitamente viene già votato dalla popolazione, perché chi vota il Partito Popolare sa che implicitamente vota pure per il presidente che andremo ad eleggere se siamo maggioranza. Allora noi facciamo questo giornale e la tua intervista, perché abbiamo una convention, abbiamo fatto una convention con la Calabria e con la Sicilia e con la Basilicata, la tua intervista sarà letta in queste realtà. E quindi la domanda del mezzogiorno e l'Europa va fatta tutta intera per capire. Ok. Come sta il mezzogiorno in Europa? Come è rappresentato? È rappresentato a livello politico? A livello politico. Deve essere rappresentato in maniera più qualificata, non c'è dubbio. E deve essere rappresentato qua e politicamente rispetto alle cose che abbiamo detto, perché
un'Europa di unità politica naturalmente comprende soprattutto il Mezzogiorno e fa cose per il Mezzogiorno, essendo questa area, il Mezzogiorno, torno a dire, non d'Italia ma d'Europa, ma al tempo stesso con programmi che servono per lo sviluppo, perché noi, le democrazie hanno bisogno dello sviluppo, se no si decompongono. E quindi il problema dello sviluppo del Mezzogiorno è l'Irpinia rispetto alla nostra piccola posizione, ma rispetto a tutta l'area che si affaccia al Mediterraneo e che ha bisogno di un piano l'Europa ce l'ha. Allora, la sfida che il Mezzogiorno deve fare è utilizzare in fondo questo piano. Io ritengo che la Spagna, se abbia superato l'Italia rispetto alle contingenze degli anni passati, lo deve anche ad aver utilizzato quei fondi, perché quei fondi hanno portato occupazione e sviluppo. La nostra sfida è essere politicamente integrati, avere un Parlamento che controlli il governo, ma al tempo stesso portare avanti questi programmi sul quale ci siamo impegnati nei modi, nelle modalità che ho detto. Ti ringrazio, vi ringraziamo. Io ringrazio voi perché vi ho tenuti.